legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Allora, eccoci nuovamente in diretta, Marco. Eccoci nuovamente in diretta. Ci abbiamo avuto un po' di problemi tecnici. Sì, purtroppo sì. Vabbè, abbiamo parlato per un quarto d'ora buono senza che i nostri ascoltatori ci sentivano, perché comunque avevamo un problema. Mi hai fatto un po' di domande sulla Lazio. Sì, abbiamo parlato prettamente della nazionale. Della nazionale. Abbiamo affrontato il discorso in merito alle dimissioni di Prandelli, alle dichiarazioni che poi sono uscite fuori anche dello stesso Mourinho, che pensava che dovessero essere ripristinate, perché pensava che l'operato di Prandelli era soddisfacente. Era soddisfacente e produttivo. Parlando prima, abbiamo uscito fuori comunque il discorso poi di chi potrebbe prendere il posto del CT uscente Prandelli. Sì. Stavo dicendo che secondo me sarà Allegri, ma non perché Allegri lo merita di diventare CT, perché comunque Milan Sport, cioè Studio Sport, sì, parla di Allegri come CT della nazionale ormai da prima delle dimissioni, da come allenatore del Milan. Quindi visto i precedenti, visto che comunque, a meno che non si sia dimesso pure lui, visto comunque la presenza di Albertini all'interno della FGC, secondo me il prossimo sostituto di Prandelli è proprio Allegri. Non pensi proveranno fino alla fine a convincere Mancini? Ma non lo so, certo, se viene Mancini sarebbe più contento, di la sincerità. Però Mancini secondo me vuole vincere ancora con i club europei. Non credo che si voglia adesso infognare, soprattutto con una nazionale come questa, cioè che ci sono problemi tra giovani, senatori, nuove leve, vecchie leve, ci sono tutti questi problemi. Là ci vuole proprio una personalità forte che riesce a far pacificare tutti quanti questi calciatori, perché non ci dimentichiamo che Pirlo aveva detto dopo la partita con l'Uruguay, basta, io lascio la nazionale. Poi dentro l'aereo se l'hai rimangiato quello che ha detto, ha fatto no, io continuo se il prossimo CT mi vuole. Quindi guarda, allora dare un atteggiamento del genere, nel senso che giocatori comunque arrivati a fine carriera e avendo dato il massimo e tutto quello che di meglio potessero dare, voler continuare un percorso con la nazionale è da notare, visto che ci sono ormai ormai è un malcostume che qualunque professionista riesca ad avere la forza di privarsi di indossare la maglia della propria nazionale. Non mi riferisco soltanto a un discorso italiano, ma a un discorso che va un po' in tutto il mondo. E non so quanto Pirlo possa ancora dare. Di certo che in questo momento un calcio italiano in crisi vede ancora un Andrea Pirlo come il giocatore più forte, più rappresentativo, assieme a Buffon, anche egli 38 anni, quindi anche lui in fine carriera. Però purtroppo sono loro quelli che devono che ci danno lustro in ambito mondiale, nelle competizioni mondiali. Qual è il problema? Dimmi. No, il problema è che non è Pirlo o Buffon, mentre Buffon comunque diciamo che il suo sostituto l'ha trovato, cioè che è Sirigu, che si è comportato bene contro l'Inghilterra. Il problema sta chi è il dopo Pirlo, chi può prendere il posto di Pirlo. E quindi tu continui, sono contento perché comunque è un grande campione Andrea Pirlo, a dover giocare con lui. Se invece riuscissi a trovare un giovane
che possa prendere il suo posto e essere sostituito un nuovo Pirlo. A quel punto tu dici di Andrea Pirlo non hai più bisogno in nazionale, ma potresti farne anche a meno, o meglio, può venire per fare spogliatoio, per fare come faceva Rino Gattuso nel 2006, che poi giocava pure Rino, però non è che si è giocato tutte quante le partite, però un uomo da spogliatoio, perché Rino Gattuso era un uomo da spogliatoio, un uomo che faceva squadra, questo è comunque il pensiero mio. E quindi secondo me bisogna trovare, io non voglio essere quello che sta con i giovani della nazionale, però è giusto che ci sia un ricambio, ci siano nuove idee, perché c'è un Verratti, che ragazzi è un fenomeno secondo me, c'è un Darmian che ha dimostrato di essere un campione, ci sono tanti giovani in un Immobile, un Insigne, quindi se si cerca si riesce a trovare. Il fatto sta che bisogna trovarli, quindi il prossimo CT che viene deve trovare i giovani, un po' come ha fatto inizialmente Prandelli, deve cercare nuovi talenti, nuovi giovani, nuovi giocatori italiani. E come stavo dicendo prima, quando ci sono stati problemi con l'audio, questo incarico sì ce l'ha il prossimo CT, che ripeto secondo me è Allegri, ma mi auguro che sia Mancini. Ma deve partire soprattutto dai quei club come per esempio la Lazio, che devono andare alla ricerca di giovani talenti, giovani campioni italiani, farli crescere nel campo in Serie A, quindi nei campi della Serie A, e se ci si riesce anche a farli crescere a livello europeo, quindi in campionati, quindi penso all'Europa League come per esempio in Champions League e quant'altro. E che non ce lo dimentichiamo, Insigne, Immobile e Verratti giocavano tutte e tre con Napoli, se non sbaglio, pure Verratti gioca con Napoli, col Napoli, Pescara, sì scusami, col Pescara, al Pescara della Serie B, il Pescara di Zeman, il mister Zeman, e adesso uno gioca col PSG e ha fatto le sue partite anche in Champions League, e gli altri due giocano in Napoli, col Napoli, e entrambi hanno fatto la Champions League, quindi questo vuol dire far crescere nuovi giocatori, nuove sì, prima di trovare un altro stacco di pausa, ti volevo dire, per concludere il discorso inerente alla nazionale italiana e riconcentrarci rituffandoci nel mondo Lazio, ok, ripuntare sui giovani, però non pensi che per riorganizzare un movimento calcistico nazionale, al di là di puntare sui giovani, puntare sui giovani sì, ma puntare proprio sulle nazionali di giovanili, nel senso under 18, under 19, under 21, per far capire meglio il mio concetto. La nazionale che ha vinto nel 2006, piena di fuoriclasse e di campioni quali Cannavaro, Iniesta e Buffon e via via discorrendo, non nomino altri perché secondo me magari chi lo dici? Non nomino altri perché secondo me sono stati pressoché sopravvalutati nell'ambito cittadino. Al di là di questo, sono dei fuoriclasse, dei campioni usciti fuori tramite un determinato percorso. Hanno già vinto un campionato europeo under 21 nel 96 contro la Spagna, di Xavi, di Iniesta e poi la generazione che ha vinto di tutto dopo la loro. Quindi il discorso di andare a rinforzare la nazionale italiana, quindi di andare a puntare sui giovani, secondo me deve nascere, ma partendo dalle nazionali giovanili. In Germania, la Germania quando è uscita dall'europeo in maniera disastrosa del 2000, quello in Olanda e in Belgio, è uscita al primo turno con Portogallo, Romania e adesso non mi ricordo qual era l'altra, l'Inghilterra. Ci furono molte critiche a riguardo e cambiarono totalmente il modo di vedere il calcio. Da lì partirono, al di là del discorso degli stadi e di tutto quanto, loro partirono proprio su un discorso di cultura delle nazionali giovanili. Hanno costruito poi una delle nazionali più forti che ci sono tuttora, perché i vari Lamm, i vari Schweinsteiger, la nazionale che adesso vediamo della Germania nasce proprio da quel periodo storico. Quindi secondo me dobbiamo sfruttare questo momento di crisi della nazione italiana per andare a rinforzare proprio le nazionali giovanili, andarle a valorizzare, andarle a far fare le competizioni per vincere, per far abituare fin da presto, da quanto prima,
a dare quella mentalità vincente ai giocatori che dovranno poi investire, dovranno poi vestire la nazionale, la maglia della nazionale italiana. Non so tu se sei lì. Tu hai citato una nazionale che ha vinto l'europeo under 21. Quella nazionale, se non sbaglio, fermami se dico una stupidaggine, però no, c'era per esempio un Nesta e un Cannavaro pure. Sì, loro già giocavano con due grandi squadre. Ma io di quello europeo mi riferivo alla Germania che aveva sbagliato. Ah, ok. No, io parlo dell'europeo under 21. Perché tu prima hai citato l'Italia, sì, sì, che era una grande squadra, che sono venuti da quella nazionale questi, sì, giocatori. Ma quei giocatori già giocavano in Serie A, quindi diciamo che sembra quasi una come un cane che si morde la coda, che continua a girare. Cioè, se non sono i club a far crescere nuovi giocatori, a farli crescere, a maturare nei campi della Serie A, ha voglia a cercare giocatori. Continueremo sempre con i senatori, sempre con i senatori, ma questi non sono eterni, cioè questi pure c'hanno una, a un certo punto cominciano ad avere un'età e non riescono più a reggerti i 90 minuti come potrebbe fare un giovane che è motivato a far vedere che lui è bravo, è motivato a voler far crescere la nazionale, è motivato anche a far crescere una squadra dei club. Ritorniamo sempre allo stesso discorso. La Germania ha adottato, mi ricordo questa cosa, di adottare una nuova politica nel calcio e sta portando a buoni frutti. Chissà se pure in Italia si possa prendere spunto quindi da questa politica della Germania. Certo che se pure nel calcio dobbiamo prendere spunto dalla Germania stiamo messi male. Quando è che con noi italiani possiamo essere autonomi e cominciare a essere una nazione vera e propria? Che è vero, però diamoci anche il merito che nelle situazioni di maggior difficoltà ne siamo sempre usciti fuori e alla lunga sempre alla grande. Guarda nel 2006 quando c'è stato il caso di Calcioli, che proprio fa parte proprio del nostro DNA, al di là del calcio, perché è un qualcosa che abbiamo noi italiani dentro. Quando ci troviamo in difficoltà tendiamo sempre comunque a sminuirci come popolo, come nazione, al di là del discorso calcio, e quando invece poi in determinati aspetti abbiamo sempre dimostrato di valere e magari come nessun altro. Quindi speriamo che riusciremo a emergere fuori come sempre anche da questa situazione. Ci sono situazioni nettamente più importanti da affrontare rispetto alla nazionale italiana, però noi al momento ci concentriamo su, certo, anche questo, perché siamo a parlare di calcio, appunto, e soprattutto di Lazio. Senti, ci troviamo un attimo di pausa sperando che il nostro collegamento audio non abbia più interruzioni. Esatto. Ok. Impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere! Sulle bandiere! Sulle bandiere! Sulle bandiere! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve!